Amici che ci state guardando, oggi ospite nel nostro studio Suor Luigina Visini, mantovana d'origine, mantovana. Si sente dal cognome, che è la responsabile dell'istituto Divino Moro, che è proprio vicino alla nostra curia vescovile. È una scuola per l'infanzia, l'asilo, quindi bambini dai 3 ai 5 anni. No, abbiamo anche la sezione primavera. Tipo primina? No. No, allora spiegaci. Ah, da 24 mesi ai 36 mesi. Ah, prima ancora. Sì, primavera si chiama proprio quella che fa dal nido alla scuola dell'infanzia. Una transizione, diciamo, sì, per arrivare all'asilo. Fai parte delle suore agostiniane. Del Divino Amore, sì. Del Divino Amore. Senti, parliamo appunto dell'istituto che presiedi, sì, diciamo. No. Siete reduci da una bella recita di fine anno, vogliamo partire da lì? Che è stata una giornata... molto festosa, e poi andiamo a ritroso nel tempo. Dunque, abbiamo vissuto questo evento con tutte le sezioni, con la partecipazione anche dei genitori, perché hanno preparato molte cose anche loro, c'è un bel coinvolgimento, e abbiamo così riassunto quello che era il progetto dell'anno a piccoli passi nella mia città. Dove durante l'anno si è sviluppato un po' la conoscenza della nostra città. Quindi abbiamo visitato via di sotterranea. Quindi è stato itinerante questa. Sì, itinerante. Siamo andati sul fiume Velino, abbiamo visto il ponte romano, il significato. Voi dite, ma bambini così piccoli come possono? In realtà si ricordano perfettamente quello che viene detto. Meglio di noi. Sicuramente, perché assorbono tutto. E poi siamo andati a vedere il teatro Vespasiano, sì. I giardini della Vignola e anche Piazza del Comune, la Fontana dei Delfini, che poi è quello che abbiamo voluto rappresentare attraverso il percorso dal fiume siamo partiti con i bambini di 4 anni, in cui i bambini vestiti da muratori avevano in mano il ponte che stava doveva essere costruito e le bambine tutte vestite d'azzurro facevano il fiume. Quindi una rappresentazione in loco, sì. Praticamente. Da lì poi che cosa è stato rappresentato? La Fontana dei Delfini, quella di piazza, con i bambini di 4 anni, sì. Che hanno cercato di costruire la fontana. Quindi c'era il muretto vestito di bianco e gli altri tutti vestiti di azzurro che facevano i delfini. Quindi hanno costruito un po' questa fontana e alla fine, cioè, ci sono viste queste manine che facevano il nuoto, molto molto carino. E invece i bimbi di 5 anni vestiti, perché era stata impostata Rieti nel Medioevo, e quindi i bambini erano vestiti con dei costumi dell'epoca, le bambine con il vestito lungo, con il colletto di pizzo, invece i maschietti avevano un cappello particolare dell'epoca e una casacca di diversi colori. Quindi anche una ricerca storica, sì, hanno sì, fatto. Sì, sì, infatti. E questo ci ha spiegato molto bene Giovannelli Rita, che è venuta a scuola, ha raccontato la storia del gatto archeologico, e quindi è stata una cosa molto vissuta. E loro davano un po' il filo della conduzione della recita, tanto da aprire con un ballo e terminare con il ballo al Vespasiano. È stata quindi una cosa divulgativa, certo, insomma, di varia. Mentre i piccoli, quelli di 2 anni, hanno fatto i giardini del Vignola e quindi erano tutti vestiti con dei cespugli, tutto di cartone, e con tutti i fiori. Erano parte del giardino, non l'hanno solo visitato, erano proprio parte integrante. Sì. Queste idee, Suor Luigina, dicevamo prima, voi le sviluppate voi suore durante l'anno insieme con le maestre, e anche rendete partecipi i genitori dall'inizio? Sì, i rappresentanti di classe, a loro viene dato all'inizio dell'anno la spiegazione del PTO, proposta di offerta affermativa triennale. Le attività, insomma, sì. In generale. E naturalmente a loro si spiega che cosa durante l'anno si andrà a fare. Certo, non è che tutto poi viene realizzato, si cerca in qualche modo... Le proposte, diciamo. Sì. Di solito riusciamo un po' sempre a fare quello che... E i genitori sono collaborativi? Molto. Devo dire perché che... sai, in questo periodo si fa un gran parlare dei genitori che si oppongono ai professori. No, io devo dire che...
avete trovato un campo libero. E poi è molto anche significativo nel contesto educativo, perché quando segnali il bambino per determinate problematiche raccolgono. Sì, e intervengono. E quello è importante. È buono, molto buono questo. Facci un esempio, quali sono le attività, oltre a questa che abbiamo appena citato, che fate? Allora, noi facciamo anche dei laboratori che durante la settimana vengono svolti nelle varie sezioni. Allora, fanno prima di tutto attività ludica, perché tutto il contesto della loro interiorizzazione passa attraverso il gioco. Poi fanno educazione musicale con il metodo Orff, non so se lo conoscete. No, però se ce lo spieghi. È un metodo tedesco, cioè è fatto proprio da una persona specializzata, che spiega ai bambini attraverso suoni e ritmi il contesto del proprio corpo. E quindi il bambino deve essere attento a quello che deve muovere. Ah, questo lo aiuta alla concentrazione, a una logica e a un movimento strutturato. Questo lo facciamo già dai bambini di 2 anni e tutti i mercoledì fanno 3/4 d'ora per ogni sezione, proprio secondo i loro criteri. E abbiamo fatto la lezione a porte aperte per i genitori. Quindi ogni classe ha fatto vedere che cosa ha realizzato durante l'anno. Questi genitori che tornano sempre, perché sono parte integrante della vostra offerta formativa. Avete un bellissimo cortile, quindi li fate un po' all'interno, un po' all'esterno. Lo dicevamo fuori onda, perché il vostro cortile rimane sotto ai nostri uffici e noi giornata ascoltiamo veramente anche con gioia le musiche, tutte le vostre attività, e ti nominiamo sempre. Diciamo, sono Luigina in piena attività. Facciamo anche, oltre a questo, abbiamo la suora di madrelingua, fanno inglese, e oggi c'è stata la lezione a porte aperte dei bambini di 3 anni, dove dalle 9:30 fino alle 10 ha fatto vedere il percorso dell'anno. I bambini hanno collaborato, partecipato. I genitori erano pronti lì a vedersi, si prendono un attimo di un'ora di tempo dal lavoro, presenti, e staccano anche loro durante la giornata. Sì. Ci dicevi 4 suore e 16 insegnanti. 16 insegnanti. Non sono tutte insegnanti, anche collaboratrici, diciamo, vario. Sì. Abbiamo la cuoca, 2 inservienti, insomma. E più il dopo scuola. Il dopo scuola abbiamo altre 3 insegnanti fuori, al di fuori, perché dividiamo il gruppo dei bambini. La mattina li accogliamo, calcola che alle 7:30, 7:15 abbiamo già i bambini. Perché i genitori vanno al lavoro quindi li rilasciano. Ce li lasciano, sì. E poi li portiamo a scuola, perché alle 8:20 loro entrano, e poi li andiamo a riprendere all'1:20, pranzano, giocano un po', perché i poverini, dopo 5 ore di stasi, insomma, hanno bisogno di ricaricarsi un po'. E poi alle 2:30 li riprendiamo, facciamo 1/4 d'ora, 20 minuti di formazione e anche di religione. Perché nella scuola statale non sempre viene, e allora teniamo presenti gli eventi che ci sono, i tempi forti, e gli facciamo fare un percorso. Poi a 2:45 fanno i compiti finché non hanno finito, e si sbrigano perché vogliono anche andare a giocare, no? E mi sembra anche giusto, soprattutto con fuori. Con queste belle giornate, con quel bel cortile. Ecco, fuori vogliono andare. Per cui si spicciano e alle 4:30 c'è l'uscita. Però chi non ha finito termina. Quindi prima devo terminare i compiti, possono. Quindi una volta che arrivano a casa i genitori sono totalmente liberi di stare con la famiglia. Con la famiglia, sì, infatti. Per l'età che tratti, Sor Luigina, ci saranno stati vari casi di bambini che non volevano andare all'asilo, o no? O date allora, tutti volentieri? L'inizio è drammatico, soprattutto per i nuovi, no? Perché giustamente il distacco, per chi non ha fatto il nido poi ancora di più. Invece per chi ha già frequentato è come se non avesse smesso mai, tanto vero che noi non facciamo inserimento, iniziamo subito. Però la prima settimana la dedichiamo esclusivamente ai piccoli nuovi e a chi naturalmente entra nelle altre sezioni ma sono nuovi. E facciamo questa settimana a orario molto elastico con tutte le insegnanti e con tutto il personale, perché i bambini devono capire chi c'è e a chi riferirsi. Ho capito. Per cui... E quelle scene di pianto, eccetera, quando il genitore... Come riuscite e che consiglio date? Come le gestite? Allora, che consiglio date?
all'inizio è un problema ricorrente. Sì, io dico sempre che bisogna prima educare i genitori, ecco, e poi i bambini, perché a volte ci troviamo con più difficoltà a trattare con i genitori che non con i bambini. Noi i primi tempi lasciamo i genitori con i bambini, soprattutto i primi 2 giorni, poi facciamo piano piano il distaccamento. Nel frattempo però noi ci avviciniamo con molta tenerezza, abbracciandoli, baciandoli. E anche fisicamente? Sì, fisicamente. Siete molto fisiche? Perché il bambino lo deve sentire che noi pure siamo persone che gli vogliono bene, e glielo diciamo. Lo sai, noi ti vogliamo bene, con te faremo tante cose, tu crescerai con noi, insomma, tutte queste piccole cose che aumentano la stima di sé del bambino, e tu gli fai sentire che lo accogli. E questo è positivo, perché il bambino sa che su di te ci può contare. Diventi un punto di riferimento quando non sono due genitori. Sì. Rimaniamo sull'accoglienza che abbiamo appena citato, perché il vostro istituto non è solo un istituto scolastico, ma è anche un istituto d'accoglienza. Sì, aperto all'accoglienza. Vogliamo spiegare questa parte? Sì, allora noi abbiamo l'ultima parte della nostra struttura che accoglie persone che si affacciano alla nostra casa. Chiedono. Ci sono pellegrini, ci sono persone che hanno difficoltà, e noi siamo aperte. E mi piace la frase di Gesù che dice: io ero pellegrino, mi avete ospitato. E tante volte, guardando queste persone, soprattutto le più bisognose, mi domando: io sono figlia di poveri, la mia famiglia non ha mai avuto, per cui conosciamo che cosa significa aver bisogno, no? E quindi dico sempre: se a quel posto ci fossi io, e allora naturalmente ti medesimi e accogli. Sì, e si accoglie. Però non accolgo solo io, accoglio anche la mia comunità. Devo dire che insomma abbiamo siamo una bella comunità, una comunità serena, una comunità che condivide le scelte che si fanno, perché poi la responsabilità è sempre la mia. Sono io quella che poi mando, però loro non mi ostacolano mai, anzi, mi dicono: beh, se ha questo problema, per carità. Adesso abbiamo ospite ancora un terremotato di Illica. Perché fin dalle prime ore avete fatto dopo ne avevamo il terremoto. 14, sì, 14 avevamo, e sono stati da noi anche 2 mesi, però molto serenamente, anche molto umanamente abbiamo accolto queste persone che avevano il terrore negli occhi. Beh, ci credo, dopo quello che si hanno passato, quindi hanno bussato alla vostra porta, sono state indirizzate. Noi abbiamo fatto una cosa, abbiamo semplicemente messo a disposizione l'ambiente, abbiamo chiamato la Caritas, abbiamo detto: chi ha bisogno, noi siamo aperti. Tramite Caritas avete offerto e quindi la vostra il giorno ospitalità. Dopo sono arrivati. Indirizzati da Caritas diocesana. Sì, sì. Sor Lucina, la tua vocazione, quando l'hai scoperta? Allora, dunque, io, essendo figlia di poveri, la mia mamma andava a lavorare dove trovava, no? E quindi ci lasciava dalle suore, io e mio fratello. Intercorre tra noi 13 mesi, quindi proprio vicinissimi. E la mamma era sicura quando noi stavamo lì, perché lei tornava, non aveva orari, e quindi ci lasciava dalle suore. A me piaceva tantissimo vederle, perché erano sempre con i bambini, erano sempre contente, insomma, una vita così. Poi è arrivato il tempo in cui si andava al catechismo. Io avevo una suora che si chiamava Suor Carmela, sarda, che ci faceva catechismo e ci parlava tantissimo delle missioni, di quello che facevano le suore per l'umanità. E a me questo mi maturava dentro. A 12 anni, una domenica, proprio dopo la catechesi, mi ricordo ancora il gesto. Facevamo catechismo in una stanza in basso, piano terra, però avevano le classi sopra al primo piano, e queste scale, no, erano tutte piene di fiori, e io ho detto, salivo queste scale, e io ho detto a lei: mamma, chi mi impedisce di essere come te? E lei mi ha detto: beh, chiedilo al Signore. Io dico: ma lui mica mi risponde. Allora lei mi ha detto: se tu sei attenta e silenziosa, ascolterai la sua voce. E io mi misi in ascolto, no? Cioè, mi cresceva sempre più dentro di me questo desiderio.
non sapevo come fare a dirlo a mia mamma e a mio papà, figurati. E una domenica tornai a casa e dissi alla mamma: mamma, se io mi facessi suora, tu che diresti? Ma tu sei matta, poi fai come sei tu, figurati. Figuriamoci. Perché com'eri tu? Molto vivace. Pensa che io andavo sempre in bicicletta, e facevo tutto il percorso del mio paese cantando, no? Avevo una bella voce e quindi tutta la gente sentiva la mia presenza. Ma sei ancora, sei una suora vivace, perché una bambina vivace non può essere lo spirito ce l'hai sì. ancora. E quindi mamma dice: ma scusa, ma come ti viene in mente questa storia? Ma dico, sai, Sor Carmela, Sor Bernarda, Sor Augusta, erano le sorelle che stavano lì, loro sono sempre felici, ma non le vedi? Tu invece qualche volta sei anche triste. E mia mamma mi diceva sempre: ma io non sono triste, perché io sono felice di voi. Però certo, tu lo vedi, la mamma lavora, papà lavora, poi non abbiamo mai il tempo, noi non avevamo una casa nostra. E quindi andare lì e non avere niente, insomma, sembrava... Però io non pensavo al fatto di entrare nell'istituto. E si è maturata la situazione, ho fatto le medie, però questo pensiero non mi lasciava mai. Dopo la terza media ho detto: senti mamma, adesso basta, io vado. E lei mi ha detto: ma sei proprio sicura? Dico: sì, sono proprio sicura. Ma dai, ma tu adesso sei la figlia più grande. Ero la figlia più grande, perché dopo 3 mesi sono altre 2 sorelle. Adesso che dovresti cominciare a lavorare, portare qualcosa a casa. Dico: mamma, ti porterò qualcosa a casa, non so che, però te lo porterò. Papà invece era più accondiscendente e lui mi diceva sempre: se questa è la tua felicità, vai, però ricordati una cosa, che gli ostacoli ci sono sempre, dappertutto, non raggirarli ma affrontali. E vabbè, mia mamma per i picca non è mai venuta né alla mia vestizione né alla mia prima professione. Posta me la fa, sì, perché sì. Si sentiva arrabbiata. Sì, perché ecco, io ero la figlia persa. Non ero la figlia persa. Mamma poi è stata operata 7 volte di tumore, perché mamma ce l'ho ancora, perché è bella, vivace come me. È bella tosta. Sì, sì. E al capezzale di quando si è operata, chi c'era? Io. Allora, quel giorno cattiva, gli ho detto: mamma, chi c'è adesso qua? La figlia persa, vero? Mi sono scese le lacrime. Dico: ma ti perdono, però io sono felice, sai. E lei ha detto: e anch'io sono felice, che tu sei felice. E da lì? E da lì poi. Tutto si è appianato. E alla professione perpetua poi lei è stata presente. Che bello. Sì. Come è stata? Allora, noi chiediamo sempre, ti posso dire una cosa fuori dai degli occhi meravigliosi? Sì. Azzurri, sì, sono rimasta proprio, niente, si inumidivano, immaginavo. Chiediamo sempre ai nostri religiosi di portare un oggetto che li identifichi. Il tuo oggetto ce l'abbiamo alle nostre spalle. Poi la lampada. Farò uno zoom, l'abbiamo posata su una mensola. È una lampada che rappresenta che cosa? Allora, noi siamo le suore del divino amore, ok? E quindi il divino amore è lo spirito. Lo spirito si rappresenta sempre un po' con le fiamme, no? Quella è la lampada che noi usiamo nelle nostre feste, soprattutto per Pentecoste, che è la nostra festa per Natale, dove rinnoviamo i voti, perché noi 2 volte l'anno rinnoviamo la nostra professione, la nostra fedeltà a Cristo. Quindi il giorno dell'incarnazione e il giorno della discesa dello spirito. E questa. E poi quando facciamo l'adorazione, la facciamo sempre tutte le domeniche, però facciamo delle adorazioni particolari, soprattutto il giorno del Corpus Domini e il giovedì grasso per i peccatori, perché si pensa che siano giorni un po' particolari, il primo dell'anno, e poi lo facciamo il giorno della nostra chiusura della scuola per ringraziare Dio, giustamente, di quello che ci ha donato in tutto questo anno, e l'accendiamo. Quello è il segno che tutto il giorno è acceso per ringraziare Dio. Allora, noi ringraziamo Suor Luigina, grazie. E di che? Prosegui sempre a mobilitare le nostre giornate con le risate dei vostri bambini, che siamo tutti contenti. E grazie di nuovo. Di che? E grazie a chi ci ha guardato.